Il capitale oggi trionfante assume, come altre volte già ho ricordato, la mistica della necessità come propria modalità ideologica fondamentale. Molto brevemente, il capitale oggi non pretende di essere buono e giusto, semplicemente nega la possibilità di alternative, di modo che i suoi abitatori si convincano, ripeto, non tanto della bontà del mondo in cui vivono, quanto della sua destinalità ineluttabile. Quando gli abitatori di un mondo storico pensano che esso sia il solo possibile, allora viene meno ogni tentativo di trasformare e di razionalizzare la realtà. Se questo è lo scenario di cui siamo abitatori, io credo che si tratti oggi, da un punto di vista filosofico, si tratti di elaborare una filosofia che operi anzitutto nel senso della defatalizzazione dell'esistente. Cioè nel senso di una riattivazione del senso della possibilità come cifra della realtà. La realtà non è un solido cristallo, diceva Marx, non è una presenza data in senso astorico e quindi tale da non poter essere trasformata, come viene infatti presentato dal Capitale trionfante, che ha tutto l'interesse ad assolutizzare, a fatalizzare la realtà presentandola come un destino ineluttabile. E questa è la cifra segreta dell'odierna ideologia. Presentare il capitalismo, che è una vicenda storica, un processo storico in atto, presentarlo come se fosse natura già da sempre data. Ora, defatalizzare l'esistente significa variare il coefficiente di inevitabilità e presentare la realtà non come un dato a cui adeguarsi, ma come un processo di oggettivazione da noi prodotto e dunque tale da poter essere trasformato. Per defatalizzare l'esistente è necessario più che mai oggi favorire quella che già Giovanni Gentile chiamava la rinascita dell'idealismo. L'idealismo nel suo complesso e al di là delle molteplici e reciprocamente irriducibili figure a cui ha dato luogo, si caratterizza esattamente per la defatalizzazione del mondo oggettivo. Dal punto di vista dell'idealismo, la realtà non è oggettività data a cui noi dobbiamo corrispondere rispecchiandola conoscitivamente e lasciandola essere così com'è sul piano oggettivo politico. Questa è la visione della realtà propria dei realismi, a partire almeno nella modernità da Cartesio. Sappiamo che in Cartesio il compito della ragione è quello di corrispondere esattamente all'oggettività del mondo, secondo quella che Heidegger chiama la traduzione del problema della verità nel problema della certezza rappresentativa. Sei nella verità per Cartesio quando rispecchi esattamente il mondo oggettivo così com'è. E poi questa adequatio reiet intellectus, questo adeguamento della mente alla realtà data, si traduce politicamente nella visione della sopportazione del mondo dato, nella anpassung, l'adattamento al mondo dato. Sappiamo che la morale provvisoria di Cartesio è una grandiosa apologia dell'esistente, vissuto come un'oggettività data a cui adattarsi, cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo, dice Cartesio nella morale provvisoria. Ora, l'idealismo esattamente mette in congedo questa visione del mondo. Per l'idealismo non c'è un mondo oggettivo dato che noi dobbiamo rispecchiare così com'è conoscendolo e lasciare essere così com'è sul piano sociopolitico. L'idealismo invece mette a tema il nesso di identità soggetto-oggetto, nel senso che soggetto e oggetto non sono pensati come presenze irrelate tali per cui il soggetto deve corrispondere all'oggetto rispecchiandolo e lasciandolo essere così com'è. Per l'idealismo soggetto e oggetto stanno invece in una relazione dialettica di identità e opposizione. L'oggetto non è altro che un'oggettivazione del soggetto stesso nella sua storia, il soggetto che si oggettiva per poi riconoscersi nel mondo oggettivo e trasformarlo rendendolo sempre più coerente e conforme a se stesso. Quando Fichte, ad esempio, nel 1797 scrive la prima introduzione alla dottrina della scienza, dice che esistono solo due filosofie in fondo. La filosofia che lui chiama dogmatismo, il realismo diremmo oggi, quella cioè che parte dall'oggettività del mondo e fa del soggetto un prodotto di quel mondo, un prodotto che deve rispecchiare quel mondo lasciandolo essere così com'è, rispecchiandolo e appunto conservandolo. E poi l'idealismo, dice Fichte, l'altra filosofia. Per l'idealismo si parte dal soggetto e si pensa che il soggetto sia in grado di produrre la propria oggettività, il proprio mondo storico.
L'idealismo deduce l'oggetto dal soggetto, dice Fichte, pensa l'oggetto come una produzione del soggetto stesso nella storia e in questo modo responsabilizza l'uomo. Tutto ciò che è non esiste autonomamente, ma è l'esito di un porre soggettivo e in quanto tale può sempre di nuovo essere trasformato. Dice Fichte nel suo scritto sul diritto naturale del 1796-97, non esiste un oggetto dato indipendentemente da noi. Il sistema degli oggetti deve essere dedotto dal soggetto stesso, cioè come produzione oggettiva del soggetto. Tutto ciò che c'è esiste come esito di un porre soggettivo. Questo vuol dire, in termini generali, che come sul piano conoscitivo noi non abbiamo mai a che fare con un oggetto indipendente da noi. Noi abbiamo sempre a che fare con un pensiero che pone l'oggetto contrapponendolo al soggetto. Non abbiamo mai a che fare con alberi e piante, abbiamo sempre a che fare con il pensiero che pone il pensato e vi si riconosce. Tutto ciò che c'è esiste sempre, potremmo dire, all'interno del circolo della coscienza, del pensiero e del pensato. Il mondo oggettivo esiste sempre nella forma di un pensato reso possibile dal pensiero in atto che lo pensa. Tutto si dà sempre solo, direbbe Gentile, nel pensare in atto che istituisce la dualità di soggetto e oggetto, di io e non io, fichtianamente, e poi la supera nell'unità in atto del pensare che istituisce l'opposizione e la supera. Tutto ciò che c'è esiste come esito di un porre soggettivo sul piano conoscitivo, ma poi anche sul piano politico e sociale. Le istituzioni, l'economia, le leggi esistono non come cose in sé da rispecchiare così come sono, ma esistono invece come esito di un porre soggettivo sociale e come tali possono essere sempre di nuovo trasformate. Da questo punto di vista Fichte, Hegel e Marx condividono, al di là delle differenze macroscopiche chiaramente fra questi tre autori, condividono questa visione del mondo che pensa l'oggetto come dedotto dal soggetto in qualche misura, defatalizzano l'esistente. Appunto, quando Hegel scrive nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito che tutto dipende dal pensare il vero non come sostanza ma come soggetto, esattamente dice questo. Il mondo oggettivo non è una presenza data, una sostanza indipendente da noi, ma è il mondo delle oggettivazioni del soggetto che si realizza nella sua storia. Soggetto e oggetto pensati come opposti in realtà sono parti di un processo dialettico, sono reciprocamente mediati. L'uno rimanda all'altro. L'oggetto è il soggetto che si è oggettivato nella sua storia. Il grande tema idealistico dell'identità di soggetto e oggetto dice esattamente questo. L'identità in fieri fra il soggetto, l'umanità pensata come un unico io, e l'oggetto, la serie delle sue oggettivazioni. L'identità di soggetto e oggetto è qualcosa che si realizza nella Wirklichkeit, nella realtà storica quale si viene costituendo. Quindi il compito della ragione non è di rispecchiare il mondo così com'è, alla Cartesio o alla maniera dei nuovi realismi oggi in voga. Il compito della ragione è quello di produrre un'identità tra soggetto e oggetto che ancora manca. La ragione deve agire nella storia per portare il mondo oggettivo a un grado di conformità massima con il soggetto e per portare il soggetto stesso a un grado di consapevolezza massima circa il fatto che, al di là della miriade di singoli soggetti individuali, il soggetto umano esiste come unica ragione del genere umano che si dà nella pluralità degli individui, pur restando in sé unitario, il genere umano come soggetto unitario. Questo è il punto fondamentale. Ancora con la grammatica di Fichte, per il punto di vista comune e dogmatico, il mondo è dato. Per il punto di vista idealistico, invece, il mondo è fatto, è l'esito di una prassi e in quanto tale può sempre di nuovo essere trasformato, deve sempre di nuovo essere trasformato. Fatum non datur. La realtà oggettiva non esiste destinalmente, ma è l'esito di un fare e in quanto tale può sempre di nuovo essere trasformata. Per questo, molto sinteticamente, senza alcuna pretesa di esaustività, io credo che oggi più che mai si debba ripartire dall'idealismo, rinascita dell'idealismo, come diceva Gentile, e che al tempo stesso si spieghi l'ostentato odio che il nostro tempo non smette di manifestare verso l'idealismo, scorgendovi naturalmente una filosofia rivoluzionaria e già potenzialmente anticapitalistica, di defatalizzazione dell'esistente. L'idealismo oggi è presentato in forme manicomiali, come se fosse pura pazzia del pensiero, o presentato come anticamera dei peggiori totalitarismi del Novecento. In questo modo viene neutralizzata in partenza la possibilità della riscoperta
di una verità filosofica in grado di defatalizzare l'esistenza.